La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa. La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa. Una delle domande più ricorrenti che mi chiedono, specialmente ovviamente chi comincia o comunque è già un po' che tira e si rende conto di com'è il suo tiro e vuole migliorare, e la domanda è questa: io sono convinto che se mi allineo sempre in modo adeguato, cioè in questo modo, quindi avambraccio, schiena, tutto allineato verso il bersaglio, riesco ad essere preciso. Se invece gli allineamenti sono casuali, e ahimè sono casuali, o che comunque sono messi in questa posizione, molti arcieri tirano in questa posizione, la precisione va a farsi benedire. Qual è un buon sistema per poter essere allineato? E nell'arco nudo è un pochettino più complicato, perché noi non siamo come quello olimpico ben sotto il mento, ma siamo un po' attaccati, a volte appoggiamo la testa, non è così semplice. E dobbiamo cercare già da subito, dalla pretrazione, quindi possiamo anche avere una pretrazione lunga, ma già da subito avere la schiena allineata al bersaglio. Quindi in pretrazione io devo avere già la schiena allineata al bersaglio. Ecco perché io nuoto leggermente la testa. Cosa faccio? Porto in avanti questo braccio, lo porto in avanti, allineo la schiena e rigiro e mi metto in posizione. Ora sono in posizione, posso andare in ancoraggio e vedete, chiudo il più possibile il gomito, sono in espansione e la freccia parte. Tutto qua. Ovviamente alla paglia proviamo e riproviamo, ovviamente. Quindi, cosa abbiamo detto? Allineamento della schiena, pretrazione, ancoraggio, chiusura della scapola, ruota la scapola verso la colonna vertebrale e tiro. Quindi, cosa dobbiamo fare nel nostro allineamento? Partire già con la schiena in pretrazione, con la schiena al bersaglio, quindi fatevi aiutare. La freccia deve essere posizionata sulle scapole e deve puntare al bersaglio. In questo modo qua. Quindi io giro leggermente la testa perché giro leggermente la testa? Per allineare già subito la schiena. Vedete questo movimento? Ok, e la mantengo. Poi vado in ancoraggio e faccio questo lavoro della scapola. La scapola. Cosa avevamo detto? La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa. La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa. La spalla dell'arco è stesa, rimane stesa. Vado in ancoraggio, chiudo, vedete, chiudo, fermo, espansione, tiro, espansione mentale. È molto semplice, lo rivediamo. Palla dell'arco è stesa e rimane stesa. Vado in ancoraggio, chiudo e tiro. Semplice? No. Fatevi aiutare. Un buon istruttore sa come fare. È importante che prima di rilasciare la freccia siamo allineati con le forze di spinta e trazione. Una questione assolutamente di fisica. Provate e vediamo come fare ad allenare poi questo semplicissimo movimento per allinearsi al bersaglio ed essere ripetitivi ed essere precisi.